Amici di Endu Channel, sono Luca Sacchi, benvenuti a School of Swimming. Oggi parliamo di stile libero e di tutte le possibilità che lo stile libero presenta, anche un'infinità di errori che tutti noi facciamo, che abbiamo insiti nella nostra preparazione e altro. Sono errori di respirazione, errori di galleggiamento, errori di movimento, braccia, gambe fatti non correttamente. Ce ne sono tanti ovviamente, ce ne sono milioni volendo, però ne abbiamo isolati un numero X, 5 per la precisione. Oggi andremo a scoprire cosa non va fatto. Volkswagen. Errare umano e nuotare è difficile. Nello stile libero c'è una vasta gamma di errori. Ne abbiamo catalogati e individuati 5. Vediamo se vi riconoscete in queste difficoltà. Errore numero 1. Respirazione sbagliata. Se anticipo la respirazione, modifico l'assetto del mio corpo. Tendo a respirare frontalmente e andare giù con il bacino. E vado in compensazione. È un errore che crea una serie di errori. Se ritardo la respirazione, interrompo la fluidità di bracciata. Se sposto la testa nella respirazione, devo andare a compensare con la bracciata il cambio di direzione che questo comporta, creando una conseguenza di errori che non ha mai fine. Per cui attenzione, la posizione della testa, l'inserimento della respirazione all'interno della nuotata deve essere sempre naturale e fatto al momento giusto. Errore numero 2. Colpo di gambe discontinuo. La gambata deve essere sempre armonica, fluida, morbida, piccola e continua, come si dice ai ragazzini quando si insegna loro a nuotare. Perché? È importante per la propulsione, è vero, ma non solo. È importante per la stabilità di tutto il corpo. Mantiene un assetto del core, della parte centrale del vostro corpo, costante, piatto, e riesce a compensare tutti quei movimenti di spalle che sono naturali ovviamente nella bracciata a stile libero. Per cui gambata piccola, continua e che non crei problemi e che stabilizzi l'assetto. Errore numero 3. Mancanza di appoggio nello stile libero. Quando nuoto devo essere molto allungato, molto naturale, molto stabile. È vero che in acqua non si cade, lo dico sempre ai miei ragazzi, l'ho detto anche nelle puntate precedenti, però devo trovare una mia stabilità e in questo l'appoggio della bracciata è fondamentale. Mi dà un ritmo, l'appoggio mi permette di distendermi bene nell'acqua e mi permette di sviluppare al meglio la cadenza di bracciata e il ritmo della stessa. L'appoggio diventa fondamentale sia per i principianti sia per i nuotatori di alto livello. Errore numero 4. Gomito che tira. Qua saliamo molto di livello perché si parla proprio di quello che è la propulsione della bracciata e la difficoltà che si va ad avere una bracciata corretta nella fase di presa, trazione e spinta. Perché gomito che tira? Perché la bracciata deve essere protagonista in un angolo di movimento abbastanza atipico, con il gomito che rimane sempre molto alto. Gomito che tira cosa vuol dire? Che è lui che porta avanti l'azione e di conseguenza è il gomito che tende a tirare e la mano che scivola sull'acqua anziché fare bene presa. La conseguenza prima è una bracciata molto corta nell'ultima fase, quella di spinta, ma la conseguenza generale, quella più macroscopica, è che abbiamo un'azione fortemente inefficace in fase di trazione. Errore numero 5.
il recupero della bracciata. Sembra una parte inutile, ma in realtà non è così, perché il recupero condiziona quella che è la fase di propulsione del braccio opposto, quindi il sinistro sul destro, il destro sul sinistro. Devo sempre seguire questo schema. Nel recupero è la spalla che si alza, successivamente il gomito e solo alla fine la mano che passa. La mano quindi non deve mai andare a catapulta in senso opposto, perché altrimenti devo tamponare con l'altro braccio e devo allargare la traiettoria e devo sporcare quella che è la mia direzione corretta di movimento. Per cui attenzione, recupero morbido mi permette di rimanere rilassato con la spalla e mi permette di essere funzionale col braccio che sto spingendo. Abbiamo visti 5, ma potrebbero essere 500. Abbiamo cercato di circoscrivere le varie categorie. Non vi preoccupate se li fate e soprattutto non ditelo a nessuno, perché tantissimi nuotatori di alto livello hanno nelle loro nuotate degli spunti che potrebbero essere presi come sbagliati. Quindi un conto è il concetto di una nuotata perfetta, un conto è poi come riesco ad adattare al mio fisico e alle mie caratteristiche quello che sto facendo. Volete i nomi dei ragazzi, dei grandi campioni che fanno errori? Non posso farlo. Ricordatevi, ogni errore ne porta dietro altri, per cui attenzione, non fare mai il primo passo sbagliato. Questa era la nostra intenzione di oggi, cercare di controllare quello che è il movimento in acqua nelle sue aree macro di possibilità di appunto sbaglio. Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciateci qua sotto i vostri commenti. Prossima puntata generica sullo stile libero, entriamo sempre di più all'interno di School of Swimming. Ciao ragazzi.